Allora, vediamo com'è stata questa intercettazione da cui seguono le intercettazioni che secondo Angelini, secondo i mogiofili, così, sono destinate a ribaltare completamente il senso del processo. Che cosa si dicono? Carraro, chi c'è lì a Juventus? Bergamo, Rodomonti, Inter-Juventus. Avevamo un sorteggio 5, con 5 che potevano fare la partita. Collina, Bertini, Rodomonti, Farina, il quinto era... Comunque è stato sorteggiato Rodomonti. Carraro, mi raccomando, che non aiuti la Juventus, per carità di Dio, che è una partita delicatissima in un momento delicatissimo della Lega. Per carità di Dio, che non aiuti la Juventus, che faccia la partita onesta, ma che non faccia errori a favore della Juventus, per carità. E Bergamo, no, io guardi, non ho ancora parlato con lui, però stia tranquillo che ci parlo, anzi domani mattina quando si allena in maniera che gli rimanga fresco in testa. Carraro, deve fare la partita correttamente, ma che non faccia errori, per carità, a favore della Juventus, perché se no sarebbe un disastro. Bergamo, comunque la Juventus è tantissimo che non l'arbitra, l'abbiamo messo proprio perché sono 3 anni, quindi era uno di quelli che era stato lontano. Carraro, guardi, a me non interessa, nel senso che voglio dire, Bergamo, è domani che conta. Carraro, se c'era Collina, anche se sbagliava, nessuno diceva un ca. Ma Rodomonti, se sbaglia a favore della Juventus, succede l'ira di Dio. Siccome poi c'è, tenga presente che si gioca domenica sera, lunedì c'è l'elezione della Lega, per cui sarebbe una roba disastrosa. Ecco, questo è il scusa Fabio. Prego. Vedi, il fatto che lui dica proprio se c'era Collina non era una tragedia se sbagliava, è perché lui non è che è convinto che si aiuti a Juventus, lui è preoccupato del fatto mediatico, cioè del fatto che quando c'è un errore a favore della Juve succede un casino, se un errore a favore dell'Inter, del Milan, della Roma, della Lazio, no, questo è il punto, no, Antonello, mi dispiace, questo è il punto, il punto è, no Antonello, il punto è che Carraro sostiene che a livello di opinione pubblica e a livello di giornale, e quindi a livello mediatico, se quella partita fosse stata affidata a Collina non ci sarebbero stati problemi, perché veniva considerato al di sopra delle parti. Poiché viene designato Rodomonti, aggiungo curiosamente designato Rodomonti, sorteggiato Rodomonti, curiosamente sorteggiato Rodomonti. Allora le preoccupazioni, è curioso, è un po' curioso, perché dei 5 è uno dei meno scarsi, Allora, io non ho detto che è pilotato, ho detto curiosamente viene sorteggiato Rodomonti. 3 volte, e quindi, allora, lui si preoccupa perché dice questo, se sbaglia a favore della Juve succede la fine del mondo. Il punto è, scusatemi se insisto, il punto è fondamentale. Carraro, che è non un usciere, ma il presidente del calcio, raccomanda a Bergamo, perché sa che da lì partono i comandi e gli input, mi raccomando questa partita, di non sbagliare a favore della Juve. Come glielo deve dire più chiaro di così? Per carità di Dio. Ragazzi, no, ma io, belli, penso, belli. Non io sono... penso una cosa, che lui... è una raccomandazione, direi, di tipo politico, nel senso che per lui l'ordine si pubblico, per l'ordine pubblico della Lega. Per l'ordine pubblico, perché lui si preoccupa che ci sono le elezioni in Lega che devono andare in un certo modo. E anche l'Inter fa parte della Lega. E una direzione sbagliata a favore della Juventus lo inguaierebbe, ma non è che per tutto il resto, inguaierebbe lui nel no, contesto ma lui in della quel Lega. No, scusami Franco, non inguaia lui, perché lui in quel caso è presidente della Federcalcio, certo, e l'elezione in Lega non riguarda Carraro. Il punto è che... riguarda Galliani, credo. Esattamente. Ma lui vuole che l'elezione in Lega vada in un certo modo. Certo! Questo voglio dire. Certo! Ma il problema è, cioè lui dice, poiché la Juve è, diciamo, l'elettore principale della riconferma della presidenza della Lega, se per caso passa che questi hanno avuto un'altra partita con arbitro a favore, succede la fine del mondo. Però è evidente che la sua è una preoccupazione di natura politica.
Però, scusami, ancora una volta, sottolineo, lui lo fa sapendo che nell'immaginario collettivo e nel circuito mediatico e presidenziale è un dato acquisito che gli arbitri favoriscono la allora, Juve. Allora, ecco, intervengo perché tutti vogliono, ma qui dobbiamo entrare nella seconda parte. Oh. Cioè, questa intercettazione, come giustamente sottolineano la maggior parte dei nostri ospiti, indica che il presidente della Federcalcio, cioè la persona più importante del calcio, è persuaso, che ne dica Angelini, che ci sia un forte rischio di condizionamento della classe arbitrale pro Juve in Juventus Inter, in Inter Juventus. Si raccomanda non di far vincere l'Inter, la partita peraltro finirà 2-2, ma che non ci siano favori per la Juve. Tant'è vero che dice, se fosse uscito con Lina io non t'avrei manco telefonato, perché quello qualunque cosa però voi fate anche perché con Lina è avvertito come profondamente anti-juventino da Perugia e Juve del 2000 per quella perché, ragione lì esatto. Voglio dire, capisci? Se un arbitro nel dubbio deve seguire il consiglio certo, di Ferraro bravo, vuol dire sfavorire la Juventus. Perché no. Se si deve, cos'è no? Che ribalterebbe portare all'estrema conseguenza qual è il fatto nuovo? E adesso ci confrontiamo anche con le indiscrezioni che ha Angelini. Dopo questa telefonata che viene messa agli atti, perché oggettivamente rappresenta comunque un capo d'accusa per la Juventus, no? Perché dice, certo, se persino Carraro lo sa che bisogna avvertire, se no chissà che cosa combinano questi. Partono però due telefonate che sono quelle che verranno presentate il 27 di settembre in aula, che vengono invece occultate, questa è l'accusa mossa dai legali di Moggi, per non far vedere che in realtà dopo questa telefonata inizia un movimento a catena volto a far arrivare a Rodomonti un messaggio ben diverso. Opposto. Devi favorire l'Inter. Adesso vi spieghiamo di che cosa si tratta. Un minuto e arriviamo.